Ciao, bentornati e bentornate. Come state? Come va oggi? Giornata frizzante, fuori c'è il sole, giornata meravigliosa. Ti sei iscritto al mio canale? Ricordati di farlo e mi raccomando, invita i tuoi amici, invita tutti ad iscriversi a questo canale, dove parliamo di sesso, serenità e emozioni. E attiva la campanella in modo che sarai sempre aggiornato quando io pubblico un mio video, così ti arriva la notifica. Bene, care ragazze, oggi questo video è dedicato a voi. Oggi è dedicato a voi per un motivo. Molti ometti mi sento sempre dire che si stancano di fare l'amore con la stessa donna. Cioè, col passare del tempo la cosa diventa monotona e sono un po', diciamo, stanchi di avere sempre la stessa donna. Ecco che probabilmente nascono i tradimenti, ecco che comunque c'è tutta una serie di conseguenze. Ero indecisa se fare questo video dedicato a lui, ma ho deciso di farlo dedicato a lei. Questo perché? Perché, mie care ragazze, spesso noi nel matrimonio o comunque in una convivenza, in un rapporto che si protrae nel tempo, ci adagiamo perché siamo sommerse dalla vita quotidiana, siamo sommerse dall'essere mamma, siamo sommerse da gestire la casa, sistemare, mettere in ordine la spesa, i figli, i compiti dei figli, la casa che si sporca, bisogna tenerla in ordine, lavare, stirare, insomma. Abbiamo un'infinità di cose da fare e spesso ci dimentichiamo di noi stesse. Eh sì, perché siamo sommerse da tutto questo caos e ci dimentichiamo del nostro benessere. E il nostro benessere, mie care amiche, non è solo andare dalla parrucchiera o dall'estetista per sentirsi belle, è anche fare del buon sesso, fare l'amore col proprio uomo, rigenerare il nostro corpo e avere sempre il sorriso sulle labbra. Sì, perché se siete soddisfatte tra le lenzuola, tutto il resto della giornata passerà più velocemente e con più leggerezza. A questo punto io vi chiedo, ma se siete consapevoli, e fatevi un bel esame di coscienza, se siete consapevoli che spesso vi adagiate oppure lo fate proprio perché dovete, io mi metto per prima, perché nel mio matrimonio ho sbagliato molto su questo punto. Perché lo vedevo come un dovere, non lo vedevo come una cosa che avrebbe fatto bene anche a me, ma lo vedevo più come un ok, dai, non faccio contento, tanto quarto d'ora, 20 minuti, to, mezz'ora fa alla larga, abbiamo finito e via. Ma non è così, perché l'attività sessuale, l'energia che scatena l'atto sessuale è una cosa incredibile, è una cosa che voi dovete tenere stretta e utilizzare nella quotidianità. E se il problema, che non è un problema, ma è una sfida, è il fatto di ammazzare la monotonia, bene. Il vostro uomo vuole una donna diversa ogni volta? Dategliela. Insomma, parliamoci chiaro, ragazze, tra me e voi che non ci sente nessun altro. Noi siamo mamme, mogli, donne, casalinghe, gestiamo il time management, l'organizzazione, siamo contabili perché teniamo i conti della casa, siamo autisti perché portiamo i figli avanti e indietro, siamo gestrici e volete dirmi che non riuscite ad essere una donna diversa ogni volta? Beh, vi voglio dare uno spunto. Parliamo dei giochi di ruolo. Ok,
Il vostro uomo vuole una donna diversa, create una donna diversa, ma non dovete fingere, attenzione, non dovete fingere di essere un'altra donna. Dovete prendere una delle parti che avete dentro di voi e tirarla fuori, farla emergere, perché dentro di ognuna di noi ci sono infinite sfaccettature che noi teniamo più o meno in considerazione. Ecco, usate quelle. Una volta fate la gattina, che ne siete in grado, una volta fate la dominatrice, una volta fate, perché no, l'infermiera, calatevi in un ruolo diverso ogni volta. E lo so che la domanda che vi sorge spontanea è, ma perché devo farlo io? Perché non lo fa lui? Vi insegno una cosa, vi rivelo un segreto. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Se tu vuoi che il tuo rapporto si ravvivi, che il tuo rapporto sia più frizzante, se vuoi avere il massimo, acquisire tutta l'energia sessuale che puoi avere, inizia a farlo tu. Non aspettare che sia lui a farlo. Cogli l'attimo. Stupiscilo, sorprendilo, diventa ogni volta una donna diversa. E puoi proprio anche mascherarti, utilizzare, non so, il classico è il costume da infermiera, il costume da croce rossina e il costume da strega, perché no? Ogni volta puoi mascherarti in modo diverso. E se sei una donna che normalmente è dolce, equilibrata, magari anche un po' timida, autoreggenti, tacco a spillo e una bella gaipier e lo ammazzi, tira fuori il tuo lato animale, tirate fuori questa parte di voi che avete e sapete di avere e di solito non utilizzare. Il tuo uomo vuole una donna diversa perché si annoia, amica cara. Distruggilo tra le lenzuola, ne sei in grado. Tira fuori ogni volta una tua sfaccettatura e vedrai che tutto diventa più dinamico, che tutto diventa più eccitante, che tutto diventa più magico. Questa è la parola, questo deve essere magia, perché anche dopo 20 anni che state insieme, o 30 anni, o 15 anni, o quello che è, voi due dovete essere magia. E non aspettare che sia lui. Inizia tu a farlo con regolarità, regolarmente, e vedrai che lui ti seguirà. Che vedendo il tuo cambiamento, il tuo modo diverso di approcciarsi, anche lui ti stupirà. Eh sì, mia cara amica, tira fuori quelle sfaccettature che hai dentro di te, che sono così importanti perché comunque fanno parte di te. Non tenerle soppresse, non tenerle nascoste, tirale fuori, perché sono comunque una parte di te. Aspetto i vostri commenti, aspetto di sapere che cosa avete creato, perché si tratta di creare, e aspetto di capire quanto vi siete divertite. Ah, oh, sì, mie care amiche, la vita è breve, ne abbiamo una sola a disposizione e non c'è il periodo di prova, per cui godetevela fino in fondo e fate l'amore stanotte. Un bacio, al prossimo video!